Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Bentornati qui a Sanremo nell'area stile del Royal Hotel e sono qui in compagnia di Rage e Giulia Luzzi. Benvenuti. Grazie. Qui a Radio Bruno. Grazie. Ciao, mille, ciao a Ale. Tutti. Allora, come vi sentite subito? Le prime... Beh, l'emozione è palpabile, anche se la faccia non la tradisce tanto ogni volta, ma dentro sì, noi, siamo un vulcano. Noi in realtà cerchiamo di scherzare il più possibile, di divertirci, di non pensare alla tensione, però ovviamente c'è. Cioè, meno male, dai, quell'adrenalina sì, insomma, che vi dà la carica. Io lo dico sempre, se uno perdesse quella sensazione di adrenalina quando sali sul palco, comunque che hai in generale prima di una performance importante, avresti perso quella magia che rende tale l'esibizione. Quindi no, è meglio cambiare lavoro, insomma. Sono d'accordo, serve. Perché poi diventa grinta sul palco. È vero, è vero. Allora, spiegatemi un po' come è nata questa coppia. Perché tu sei un rapper, lei è doppiatrice, cantante, attrice. Ditemi, guarda, un po', raccontatemi, sono curiosa. Noi ci siamo conosciuti in studio l'anno scorso, è nata una bella amicizia, una stima reciproca a livello artistico per quello che fa Giulia e per quello che faccio io, e abbiamo continuato a sentirci in questi mesi. Arrivati ad ottobre era tempo di Aria di Sanremo, no? Per chi si vuole presentare, e lì ci è arrivata una possibilità, perché Luca Chiaravalli, che è uno dei quattro autori del brano che è nostro in gara, Togliamoci la voglia, ci ha mandato questo pezzo e ci ha detto: guardate che potrebbe essere buono per un duetto. E noi l'abbiamo ascoltato e ce ne siamo innamorati al primo ascolto. Abbiamo detto sì, vogliamo andare a Sanremo con questo pezzo. Quindi ci abbiamo creduto. Lui poi ha aggiunto le sue parti, l'ha ascoltato Carlo e sappiamo che insomma si è entusiasmato molto. E niente, ci qua. Tocca stare qua. Guarda un po'. Questi sacrifici di fare Sanremo, proprio guarda, certo. Non ci andava. Sentite, ma Togliamoci la voglia è un brano comunque molto intenso. Cioè, certo non è un duetto romantico. Allora, vero? Cioè, ma non è proprio così, Non è proprio così. La passione ci vuole, importantissima. Poi Togliamoci la voglia, due come noi, prima esperienza sul palco di Sanremo, perché per entrambi è un debutto questo. Andare col pezzo canonico, ecco, abbiamo scelto un brano che ha un titolo che mette un po' di pepe. Un po' provocatorio, dai, che sì. Insomma lascia un po' di passione e spazio all'immaginazione in questa cosa importante, però ha anche un messaggio all'interno del brano. Il messaggio è quello di staccarsi un pochino da questo mondo virtuale nel quale viviamo H24, di ritornare un po' nel mondo reale ed ascoltare veramente quello che il nostro corpo, la nostra mente, il nostro cuore ci suggeriscono di fare, perché molto spesso ce ne dimentichiamo, siamo troppo risucchiati da quest'altro mondo parallelo falso, invece nel mondo vero è tutto diverso, è tutto più bello. Quindi il nostro Togliamoci la voglia diventa un Carpe Diem 2017, no? Quindi cogli l'attimo e ricordati che l'alba è più bella vista dal vivo che su Instagram, no? Wow! Sentite ragazzi, ma qui si dice che oltre a un'amicizia, insomma, ci sia anche un po' del tenero. Allora noi di Radio Bruno, allora, smentiamo ufficialmente questa cosa. Non vogliamo far passare il gossip. Quello che ci interessa a me e alla mia amica Giulia è fare bella musica. Poi ovviamente vogliamo far sognare con il nostro pezzo, vogliamo che tanti si riconoscano nel nostro pezzo, che come dicevi tu non è romantico, non è vero, perché c'è una parte un po' più passionale, però ci sono delle parole anche molto profonde e romantiche che secondo me piaceranno tanto. Dai, bene, io ci ho provato. Non ci sono riuscita. Va bene. E invece dopo Sanremo che cosa succederà? Beh, adesso ci sarà un'uscita importante, no? Certo. Tutte e escono due. Escono i dischi. Escono i nostri dischi, quindi siamo molto felici. Entrambi il 10 febbraio, il mio si intitolerà proprio Togliamoci la voglia, come il pezzo di Sanremo, anche perché mi sono tolta la voglia finalmente di registrare un mio album di inediti. Sono anche coautrice di 4 pezzi, per cui mi sono messa in gioco al 100%, sono molto felice, molto emozionata, perché mettendoti a nudo ovviamente i giudizi ti riguardano ancora di più. E c'è un featuring con Clementino, ci sono due pezzi con Rage, sia il brano in gara che la cover. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones di Morandi, e poi c'è una mia personale rivisitazione di Non Je Ne Regrette Rien di Edith Piaf, che ho cantato a Tale e Quale, che mi ha dato grande successo, per cui mi andava di inserirlo in questo mio album in versione coerente con il progetto. Senti, quindi con Carlo insomma dopo Tale e Quale beh, con Carlo c'è un bellissimo rapporto. Lui è una persona molto bella anche umanamente, un professionista ma anche
uno di noi, sembra, non so, ti mette molto a tuo agio, è una bella persona. Non lo conosco bene come Giulia, ma posso, però posso già dire che ne sei reso conto. La sì. cosa che dà è di essere un grande professionista, però una persona altrettanto umana, quindi insomma è importante questa cosa, questa componente. Assolutamente. Ragazzi, che dire, allora, prima di salutarci salutiamo gli amici di Radio Bruno. Ciao lì. A tutti gli amici di Radio Bruno, da Reggio e Giulia Luzzi. Speriamo di vederci poi prestissimo, ciao a ragazzi. Radio Bruno estate, non certo. sarebbe male. Vabbè, assolutamente sì, Mantova, dove volete raga, io ci sono. Bravi. Io ciao. Anche, ciao. Ciao, ciao grazie a tutti. Reggio e Giulia Luzzi, grazie. Grazie Alessia. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.